Ciao ragazzi, benvenuti a tutti, Stefano Parenti, personal trainer online e a Praga. Oggi andiamo a parlare di un argomento che potrebbe essere molto interessante per quanto riguarda la nefrotossicità dell'uso degli anabolici, quindi specialmente per quanto riguarda gli steroidi anabolizzanti, che poi andremo a vedere nel lungo termine quali potrebbero essere i problemi che potrebbero sopraggiungere e se vi sono problemi con l'utilizzo di anabolic steroids nel lungo termine. Prima di iniziare, mi raccomando, voglio fare una piccola premessa: questo video nasce solamente a scopo informativo, non sono un dottore, non sono il vostro dottore, ma semplicemente sono una persona, personal trainer, che si diletta nello studiare, nel raccogliere informazioni, nell'andare a vedere effettivamente qual è la natura delle cose e discuterne con voi. Quindi questo è solamente un video per intrattenimento e potrebbe esservi molto utile, perché le nozioni che andremo a trattare comunque sono ricavate nell'ambito scientifico e anche nell'ambito pratico, conoscendo comunque moltissimi bodybuilders e avendo seguito moltissimi bodybuilders, quindi posso dire di avere una certa esperienza per quanto concerne il settore. Andiamo a vedere innanzitutto se effettivamente gli anabolic steroids, gli steroidi anabolizzanti, possono andare a causare dei danni renali e quali possono essere dei danni renali. Innanzitutto c'è da fare una piccola premessa: i danni renali nel breve termine non ci sono quasi mai utilizzando gli steroidi anabolizzanti, a meno che, e andiamo a vedere tutte queste piccole, questi piccoli a meno che porteranno comunque a quella conseguenza finale che è il danno renale, perché in sé per sé un ciclo molto ristretto e contenuto, se non andiamo a utilizzare delle molecole che sono direttamente nefrotossiche, appunto, che possono causare direttamente un danno renale, non abbiamo particolari problemi. I problemi possono sussistere quando noi andiamo ad utilizzare dei prodotti che sono epatotossici, quindi possiamo causare un danno comunque già al fegato e conseguentemente dal danno al fegato passare ad un danno renale. Come ben sappiamo, il danno dal punto di vista renale è molto più preoccupante, perché il fegato ha una sua abilità rigenerativa, i reni assolutissimamente non ce l'hanno. Ma perché abbiamo comunque questa diretta connessione tra danno al fegato e danno all'apparato renale? Essenzialmente per questo particolare motivo, perché è noto che l'ostruzione del dotto biliare causa necrosi tubolare acuta e necrosi renale, quindi ecco perché è spiegata comunque questa particolare connessione tra salute del fegato e salute dell'apparato renale. Come potete vedere, il nostro corpo umano funziona sempre tutto in sinergia. La salute dei reni è quindi un punto essenziale e fondamentale per i bodybuilders di tutto il mondo che utilizzano steroidi anabolizzanti, perché, come abbiamo già detto, ha qualcosa che è irreversibile, o che un danno renale può portare comunque delle complicanze e può segnare la fine della carriera di un bodybuilder agonista, perché quando noi abbiamo un danno renale molto preoccupante è ovvio che dobbiamo interrompere la nostra preparazione e interrompere la nostra carriera agonistica. Dobbiamo prima di tutto sapere che un allenamento di resistenza eccessivo ed estenuante può produrre un certo affaticamento renale. Un estremo danneggiamento del tessuto muscolare può portare a rabdomiliosi. Quest'ultima consiste nella rottura delle cellule del muscolo scheletrico e il rilascio nel flusso sanguigno delle sostanze contenute nella muscolatura. Questa è una cosa molto preoccupante e molto grave. Perché è così preoccupante questo particolare fenomeno? È preoccupante perché la mioglobina è molto tossica per l'apparato renale e può accumularsi a livello del nefrone, causando insufficiente renale acuta. Quindi ecco perché la rabdomiliosi è una cosa molto preoccupante per quanto riguarda un bodybuilder in linea generale. Un'altra cosa molto preoccupante, perché può dare comunque dei problemi, può dare danno renale, è proprio l'aumento della pressione sanguigna. Abbiamo già fatto una live con il dottor D'Angelo Davide Contrino per quanto concerne la pressione sanguigna, il perché aumenta quando si utilizzano ormoni androgeni anabolici,
mi raccomando, vi invito a vederla perché lì è spiegato tutto bene nel dettaglio. Poi abbiamo un punto di vista medico che ci spiega per filo e per segno il perché androgeni e ormoni androgeni e ormoni anabolici possono causare l'aumento della pressione sanguigna. In questa determinata serie andremo comunque a denotare che un aumento della pressione arteriosa sanguigna genera danno renale, quindi provoca danno ai nostri reni. Per non parlare poi di molecole che sono direttamente nefrotossiche come il parabolan o anche tutti i vari esteri del trembolone. Il trembolone, come ben sappiamo, è fortemente nefrotossico, quindi state attenti perché questa è una molecola diretta che causa direttamente un effetto negativo ai nostri reni, al nostro apparato renale. Abbiamo anche uno studio di Leal Erlitz e i suoi colleghi del Medical Center della Columbia University, che hanno preso in esame 10 bodybuilders e hanno comunque, da questo studio che hanno potuto fare, hanno visto che 9 su 10 hanno sviluppato condizione chiamata glomerulosclerosi segmentaria, che insorge nei casi in cui i reni sono sovraccaricati. Il danno è simile a quello osservato nei soggetti obesi, anche se appare ancora più grave, e questo ci fa capire come il nostro corpo riconosce comunque un alto peso. Se arriviamo a 140-130 kg, ci fa capire che il nostro corpo non fa distinzione tra massa muscolare acquisita e massa grassa, anzi lo paragona poi più o meno allo stesso livello. Un soggetto che è muscolarmente evoluto, pesa tantissimo, ha messo tanti chilogrammi di massa muscolare, alla fine è paragonato a sovraccarica i propri reni quasi come un obeso. È da considerare che appunto poi un obeso non sta assumendo comunque farmaci per costruire massa muscolare, quindi noi andiamo ad associare il fatto che pesiamo tanto al fatto che assumiamo farmaci per la crescita muscolare. Questo ovviamente porta a un sovraccarico renale molto importante. Con questo, ragazzi, si chiude il video, con questo è tutto, e si chiude il video qui. Se vi è piaciuto, mi raccomando, non esitate a mettere like, a iscrivervi al canale per chiunque è nuovo, e mi raccomando, commentate, lasciate like, che mi aiuta sicuramente a crescere e a ingaggiaremo di più con l'algoritmo di YouTube. Grazie a tutti per la visione e ciao, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!